figlia italiana è una ragazza, una donna, in realtà Simona, una donna che all'età di 35 anni si trova ancora inchiodata all'esperienza che ha subito in età adolescenziale. Ad ogni libro, ad ogni scritto, io vedo che maturo io stessa, perché proprio nel concentrarsi, nello scoprire determinati sentimenti, nell'approfondire determinati sentimenti, io scopro molto di me stessa. Nei libri io uso dire, ho l'abitudine di dire, come nei racconti, che non c'è mai niente di autobiografico, ma al contrario, l'autobiografico avviene dopo, cioè praticamente io non scrivo di me, però dai personaggi che riesco a creare, riesco a creare un'altra me stessa, e quindi è anche per me un'evoluzione. Un'evoluzione continua, ed è una cosa che spero di continuare a fare nel tempo, perché credo proprio, lo sento nel DNA, sinceramente, proprio una cosa alla quale tengo tantissimo. Anche in questo romanzo il viaggio lo possiamo vedere come metafora di esperienza, di viaggio nel proprio mondo interiore a recuperare qualcosa del passato. Il viaggio realmente fatto rappresenta l'esperienza di ricongiungimento, di riconnessione con le aree problematiche non risolte. Adelaide Pellitteri, nella sua Figlia italiana, racconta una storia di dolore, una storia di sofferenza che conduce il protagonista a rinascere, a riscoprire quel senso di umanità che si era fossilizzato. Nel silenzio, nel non detto, nell'abbandono che scava lasciando ferite, la protagonista, Simona, cerca se stessa, sperimenta la fiducia nell'altro come forma d'amore. Sarà il caso a trasformare il suo passato pieno di mostri, di colpe ed accuse in una realtà nuova. La verità le restituirà il senso di fughe, di gesti, di parole che non aveva compreso e che avrà l'opportunità di guardare con occhi nuovi e fiduciosi. L'esperienza del lutto, della perdita, le restituirà un'esperienza profonda di formazione della vita. Il dolore che invade l'esistenza diventerà dono d'amore, la capacità di accogliere l'altro. L'abbraccio sarà conquista, costituirà alla trama la possibilità di riprendere il desiderio di vita, per sciogliersi nell'ascolto silenzioso dell'altro, e per noi sarà un'opportunità per uscire dal guscio dell'io ed incontrare quel tu che ci chiede di essere riconosciuto.